Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Arriva Robben, attenzione, Robben va dentro. Da cosa sa? C'è Berardi sul sinistro. Berardi! Subito il gol di Mimmo Berardi. Dopo 2 minuti riprendiamo dove avevamo lasciato, con Berardi che fa la differenza con il suo mancino. Lo serve, mamma mia che palla di Berardi per Robben. Si capiscono, Robben, 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 Robben. Segna anche Ariel Robben alla mia prima partita in cui lo uso, ma Berardi gli ha dato un cioccolatino incredibile. Attenzione, Muriel prova a lanciare così Robben, anzi no, era Ribéry che serve Muriel. Muriel in area, Muriel il tiro e c'è il 3-0. Gol di Muriel, assist di Ribéry, appena arrivati tutti e due, eppure già si capiscono, già si cercano, già fa la differenza. Gol e assist per loro. Offerta accettata, 35 milioni in yoguri per il ritorno di Romagnoli. Oh, intanto la Juventus ha deciso di darci Piazza, 15 milioni da pagare il prossimo anno, va bene, li accetto subito. 15 milioni per Piazza li spendo. C'è Berardi sul punto di battuta, ma vuole andare via e sappiamo benissimo che il nostro rigorista è il Gallo Belotti, perché è quello che ci fa più gol durante l'anno. Parte Belotti, subito il Gallo, e c'è subito il gol del Gallo, il primo gol in campionato per questa seconda stagione è del Gallo Belotti. Non sa, vede Belotti che taglia, Belotti resiste alla carica, entra in area Belotti, una fucilata, la palla lì, e c'è il gol di Mimmo, e c'è il gol di Berardi, il 9 e il 10 come ci avevano abituati. Belotti a cercare Berardi, attenzione Berardi, mamma mia che buco della difesa, per fortuna un errore dell'Udinese, il tiro di Berardi, e c'è il gol, e c'è il gol di Mimmo. Quando sbagliano, non sbagliamo noi. Ancora Robben, è entrato in area, la vuol mettere per Don Sa, e il tiro, e la chiude Don Sa all'82esimo. Ma questo gol è tutto dedicato ad una sola persona, ad un giocatore che ha deciso di passare dal Bayern Monaco al nostro Sassuolo, perché crede nel progetto, crede nella squadra, crede nei tifosi, crede in me. Ed è questo qui, col 25, e Ariel Robben. La recupera Robben, ancora Rugani, dentro, Berardi, va da Belotti, il Gallo, ancora il Gallo, il Gallo, il Gallo, e c'è il gol del Gallo, e c'è il primo gol in Champions League, e lo segna il Gallo Belotti, lo segna il Gallo e ce lo meritiamo. Dentro da Stefano Sturaro, Sturaro ancora, lui vuole andare dentro, Piazza, il tiro di Piazza, la parata, e Berardi, vai dentro così, la prende di testa, Sturaro il tiro, e c'è il gol di Stefano. Che gol ha fatto, da fenomeno! Stefano Sturaro ci porta in vantaggio nella partita più importante di questa stagione per adesso. Ah, ancora non sa, e c'è largo Berardi, allora noi lo serviamo. Berardi vuole andare in view del gioco. Berardi, la crossa per Piazza sul secondo livello, sponda ancora! Non ci credo! La doppietta di Sturaro al Napoli, no! Ancora l'1-2, Pellegrini vuole andare da Ariel Robben, che ha una prateria. Anche con il 4-3-3 abbiamo giocato molto bene. Robben, in area, Robben, il tiro di Ariel, e c'è il 3-0! La chiudiamo con... Così. È l'80esimo, ragazzi, io non posso più farci niente, cioè tirare abbiamo tirato, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo preso 2 gol da Polli, ma poi non ci fanno mai entrare i palloni. Romagnoli che si inventa attaccante, Romagnoli, il tiro di Romagnoli, e c'è il gol di Romagnoli all'82esimo minuto di gioco. È fortissimo a fare l'attaccante, ancora Romagnoli in area, Romagnoli, la doppietta di Romagnoli attaccante, ragazzi, non ci posso credere. All'89esimo minuto, in 7 minuti la ribalta lui. E Lukaku ce la tiene in gioco. Belotti, Belotti, Belotti. Mamma mia come gliela dà Pellegrini. Si sacrifica, ma fa far gol a pelle gol. Berardi, va da Belotti. Mamma mia che brutta palla però. Però Belotti non gliene frega niente. La va a prendere la domestica e poi Berardi, il tiro di Berardi. E da lì non sbaglia Mimmo. Quando gioca esterno fa fatica perché deve fare la fascia. Quando è già in area è molto meglio, è molto più facile. Allora lo serviamo, Berardi, c'è in mezzo Belotti, è ora che faccia gol anche lui. Invece è sfigato, ma c'è sempre nell'azione di tutti e 3 i gol. Fa gol invece Marco Piazza, se lo merita anche lui perché ne fa pochi, quindi deve esultare Marco Piazza. Prima di Sergio Ramos, non so più cosa sto dicendo, perché c'è Belotti in area, il tiro di Belotti come a calcetto, ragazzi, non ci posso credere. Non ci posso credere. Va bene, gol di Sturaro, ma ancora una volta quest'uomo dirompente, devastante, è sfigato, perché tira e fa un gol gli altri. Belotti sul pallone contro Dragoschi, che abbiamo provato a prendere, il Gallo Belotti è partito, il Gallo segna, segna sempre lui, il Gallo Belotti sul calcio di rigore. Attenzione, Marco Piazza ha lanciato a rete, ancora Piazza vuole liberarsi per il tiro, c'è il gol di Marco Piazza, fenomeno Marco Piazza, se lo costruisce da solo. È in possesso, Kishna la mette per Belotti, è bellissima, mamma mia, il 3-0 del Gallo, il 3-0 del Gallo, alza la cresta subito così. C'è Belotti dal limite, Belotti prova il tiro da lì, Dragoschi, il tiro di Belotti entra in rete, non so come sia possibile, ha tirato malissimo,
E Belotti fa gol Dragoschi, che papera colossale. Va Berardi, è da solo Berardi. Berardi ce l'ha sul bacino, ma con destro lo infila lui. E se lo merita, perché con la traversa trema ancora. Belotti dentro a Berardi, attenzione. Ancora Mimmo che vuole liberare il tiro. Va dentro a Belotti con il tacco, ma che gol abbiamo fatto! A modalità leggenda, col gallo Belotti. Ma non so battere le punizioni, non ne ho idea di come si faccia. Allora devo fare così, c'è il gol del gallo! Sempre gol del gallo! Le sblocca sempre lui. Ancora Belotti, vuole andare per vie centrali a cercare Piazza. Piazza dentro per Belotti, sulla corsa Belotti in area. E sappiamo che qui è micidiale il tiro. Belotti ancora, il gallo Belotti! È sempre il gallo Belotti! Il terzo gol in questo video. Va a cercare il compagno, Calabria si appoggia, Belotti dentro per Ribéry. Ribéry può arrivare sul fondo, può mettere la palla per neanche, ha tagliato il gol di Niang! Che azione abbiamo fatto! All'88esimo troviamo il pareggio con Bae Niang. Il gallo Belotti contro Black, che all'andata ci ha fatto penare. Ancora Belotti, vuole andare dal dischetto, gallo Belotti! Il gallo Belotti che esulta così come Didier Drogba. Adesso Belotti può andare dentro a Donsa. Ha preso il tempo a tutti Donsa, il gol di Donsa! Gliel'ha data Belotti e ha segnato Donsa. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sbloccata. La palla forse è un po' troppo lunga, però Berardi ci arriva. Sul secondo palo c'è Piazza, lo serviamo, Piazza! E finalmente trova il gol anche lui. 2-0 all'Inter in modalità leggenda. Ce la stiamo facendo, non mi sembra vero. Il gallo Belotti va dal dischetto contro Neto. Il gallo Belotti lo spiazza. Sassuolo 1, Juventus 0. Che rigore ci hanno dato! Recuperiamo palla, incredibilmente. Piazza dentro per Berardi, largo dietro Ouedes, che è il punto debole della difesa della Juventus. Ancora Berardi, ancora Mimmo Berardi, vuole saltarli tutti e poi la mette per il gallo Belotti di testa. Il gol del gallo Belotti! La doppietta del gallo, servito dal mio capitano. Quando vedo Belotti e Berardi che si abbracciano insieme a Piazza, sono contentissimo. Ancora Kishna, dentro per Muriel. Ancora Muriel, 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 Muriel. Beh, benissimo, tiro da tre punti Muriel. Dove giochi? A football? Giochi a rugby? Perché se quello era un tiro per far gol, hai sbagliato sport. No ragazzi, ha vinto l'Atletico. La cosa peggiore assoluta che poteva succedere, la vittoria dell'Atletico, è successa. La prossima è col Tottenham e ci giochiamo il tutto per tutto. Lo scontro diretto, chi vince passa. È De Sciglio, ancora De Sciglio in area. La mette per Berardi, lo stop, il tiro, il gol! Non ci credo, avevamo preso la traversa. E poi segna Mimmo, e poi segna, e Belotti lo va a abbracciare. Ora Mandragora, che comunque sta giocando una buona gara, la mette dentro per Kishina. Mamma mia, ma che palla gli ha dato Mandragora? E perché questo fenomeno l'ho tenuto in panchina fino adesso? L'assist di Rolando, il gol di Riccardo. Sassuolo 1, Cesena 0. Piazza, attenzione che c'è Berardi, tutto libero, tutto solo. Berardi ha scavalcato tutta la difesa. Ancora Berardi, è in area Mimmo Berardi, il capitano, gliela da Piazza. Se Belotti non è in giornata, ci pensa Berardi. Ribéry, l'uomo più avanzato, protegge il pallone. Poi bellissima palla per Pellegrini e dà una bellissima palla a Niang. Che ripartenza incredibile, che contropiede infernale. Ancora Niang, con le spallate mantiene la carica. Niang! Mbaye Niang, ma che azione abbiamo fatto ragazzi. E poi la cazzata atomica di Mandragora, che rinvia male, e il Mitra Matri ci purga e ci punisce. Che infame nell'area piccola! E il gallo Belotti può finalmente sbloccarsi, da un po' che non segna. Belotti contro Sorrentino! Il gol di Andrea, il gallo Belotti! Torna a segnare. In teoria dovrebbe essere un uomo difensivo, ma guardate come va avanti. E serve un pallone da Belotti. Belotti in area. Belotti, non ci credo! È tornato al gol! Su calcio... Non è il calcio da fermo, non è rigore, non è punizione. È azione! Ma che cosa ha fatto Pellegrini? Pellegrini ci fa segnare il gallo Belotti. Attenzione perché c'è Berardi largo e Pellegrini disegna calcio in una maniera quasi imbarazzante per gli avversari. Ancora Berardi, dietro, ancora per Pellegrini. Il tiro, ma cosa fa? Ma è un fenomeno! Dentro per Belotti e poi si butta dentro Pellegrini. Fa il trequartista, non ci credo. È la doppietta di Pellegrini! La doppietta di Lorenzino! Sturaro ancora, che porta palla. Va dentro a Pellegrini, la palla è sporcata. Pellegrini la recupera. Ancora dentro così. Ancora, siamo da noi. Siamo da Piazza. Pellegrini! La triple! Non è possibile. Accetto invece Spinazzola, perché non mi costa niente, essendo un prestito. Quindi Leonardo Spinazzola arriva da noi. Prenderei Bernardeschi
e quindi se ne va anche Ribéry. Abbiamo preso Bernardeschi e sono molto molto contento di questo. Prenderei Caldara assolutamente e prenderei anche Locatelli, quindi ci siamo praticamente ricostruiti la squadra con tre innesti italiani più Spinazzola. Bernardeschi ancora, se vuole appoggiare lo fa per Spinazzola, Spinazzola, il cross dentro e c'è subito il gol, la toccano tutti i nuovi. Bernardeschi si appoggia a Spinazzola che la mette dentro, Sturaro il sacco di testa. Cerchiamo Locatelli, attenzione, Locatelli contro il Milan! Locatelli contro il Milan, esordio con la maglia del Sassuolo. Belotti, mamma mia, che fortuna, riusciamo in qualche modo grazie alle Minà a partire in contropiede. Belotti, Belotti, Belotti! Non lo sbaglia il Gallo! Un regalo incredibile della difesa della Juventus, incredibile questo errore. È impazzito e Robben si presenta sul dischetto, che è in trattativa per andare sia alla Juventus che al Torino. Robben lo spiazza e segna proprio lui. E quasi quasi, mentre lo schieravo, stavo pensando che non si può accelerare il Robben. Dentro così, per Mandragora. Mandragora, Mandragora, ancora Mandragora. Sempre Mandragora, la protegge. E poi tira attraverso il Mandragora, porta vuota. Il capitano Francesco Magnanelli. Ma che azione fantastica. Se ne va Robben, arriva Baselli, ma abbiamo fatto un acquisto fantastico. Robben è 12 milioni per Baselli, in questo momento Baselli è al top della forma. Tutti gli spazi, se non ci mettiamo una giocata con il tacco come questa non riusciamo ad andare dentro. Belotti, il tiro del Gallo! E c'è il gol del Gallo! Stavo dicendo che non si riusciva ad entrare, ma poi Belotti si inventa un appoggio stratosferico con il tacco. Attenzione, Belotti, mamma mia, da falso 9, da trequartista, serve Mimmo Berardi, il suo compagno preferito. Berardi, ce l'ha sul mancino, ma che gol fa! Fatto! Toglie le ragnatele dal set, dalla traversa. Il Gallo pronto dal dischetto contro Marco Sportiello. Parte il Gallo, Belotti vuole battere il rigore, c'è il gol del Gallo, ancora il gol del Gallo, 1-0, la sblocca ancora lui. È entrato in area Belotti, attende il rinforzo dei compagni e poi la mette per Mattiello e c'è il 2-0 di Federico Mattiello. Piazza dal limite, Piazza ci prova e porta vuota, trova il gol finalmente. Rolando Mandragora ci aveva provato tre volte, chi meglio di lui per segnare. Berardi, attenzione, recupera un bel pallone dentro per Rashford, l'1-2 chiesto a Belotti, ottenuto, eccolo Rashford, è in area, ancora Rashford, si gira, Rashford, Rashford, Rashford! Rashford! Non ci credo! Marcus Rashford al 90. Non è possibile mai! Non è possibile mai! 1-0 Rashford. Berardi all'indietro per Rugani e poi ancora Berardi, la palla che è ancora qui, Magnanelli, vada Rashford, 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 Gabriel, Rashford la recupera in area, Rashford, 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 Marcus Rashford, con Baselli Zappacosta dietro per il Gallo Belotti e non può mancare anche la firma d'autore, anche la firma del capocannoniere di Mandragora, ancora Mandragora dentro così per Rashford a smarcarlo, Rashford, e la sblocca lui ancora una volta per il terzo episodio consecutivo. Locatelli e Bernardeschi sicuramente un piede più educato con il mancino e c'è il gol di testa del nostro difensore, anzi no, è Piazza, ero convintissimo fosse Caldara. Berardi dentro per il Gallo e poi ancora per Berardi e poi ancora per il Gallo che è in area, il Gallo, il Gallo, il Gallo Belotti, il Gallo Belotti ce la fa alla seconda volta e sta per terra, ma deve esultare, tirati su Gallo Belotti. Ma Rashford si procura il rigore e va sul dischetto contro Agazzi, attenzione, Marcus Rashford vuole la gloria eterna e la ottiene con il gol che sblocca la partita, che adesso è in forma e non può sbagliarla, Rashford, e c'è il gol, la doppietta di Marcus Rashford, e adesso baila perché la palla, papu, gliel'hai data proprio tu. Ma sei ancora visto praticamente, uno dei primi palloni che tocca, vediamo se è importante, se è un talismano, se ci porterà fortuna, e sì, perché c'è gol del capitano, dove ricomerà con il 10 che esulta come un forsennato. Devi andare dove vuoi, Niang, dentro la palla per Piazza, Piazza, e la palla è lì, e questo è il primo gol, è l'82esimo e lo segna Romagnoli come contro il Tottenham in Champions League. Prendi la palla che andiamo a centrocampo sotto la sua curva,
e prova ad andare contro Burki. Berardi in centrale e c'è il gol del Gallo in Champions League contro il Borussia Dortmund. 1-0 in casa e il sogno si può concretizzare. Il Sassuolo può compiere l'impresa. Niente così per il Papu, che anzi non è Mattiello. Che gol fa! E che gol fa il mio fedelissimo. Attenzione, Pellegrini si appoggia, Rashford la viene a prendere, ma scatta dentro anche Mimmo Berardi, il capitano. Berardi con destro, c'è il gol! E c'è il gol di Mimmo, che punisce subito a Dortmund. Farà spallate contro la sua ex squadra, il Genoa. Niang la mette dietro, la palla che arriva ancora in qualche modo al Papu Gomez. Il Papu Gomez di Bernardeschi, la palla per De Sciglio, abile per il cross, la mette per il Papu. La doppietta del Papu. Attenzione, Berardi vede il taglio del Papu, è regolare. Gomez, è il Papu Gomez, e facciamo la Papu Dance in Champions League contro l'Inter nel derby tutto italiano. Il Papu dentro così per Mbaye Niang, che può spaccare la porta. Che gol ha fatto, ha tirato fortissimo Niang, il Papu dietro la difesa per Antonino Ragusa, che la calappia e poi la mette dentro per Locatelli. Il gol più facile, l'azione più bella, 2-0 del Chievo sul Chievo del Sassuolo. Non ci sto capendo più niente. Ancora Berardi dentro così per Piazza, che probabilmente è buono sul filo di fuorigioco. Piazza! Il gol del 1-1! Che vuol dire finale di Champions League? Berardi gliela dà! Proprio Berardi, l'interista dalla nascita! E Marco Piazza sotto porta! La butta dentro! Per il gol che in questo momento è più importante di tutta la carriera allenatore col Sassuolo e con la Sampdoria che abbia mai segnato, sto per piangere. Il Sassuolo è campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Con calma, respiriamo, godiamoci questi momenti di festa. È il mio primo scudetto in assoluto. È bellissimo, tutto ciò è bellissimo. Questo episodio è stato bellissimo. Prima la finale di Champions conquistata, poi l'esultanza per lo scudetto, e adesso c'è da andare a giocare contro il Bayern Monaco. Ma i ragazzi si meritano di festeggiare, il capitano si merita di alzarla, ed ecco qui la premiazione. Sono quasi tutti pronti, l'ultimo è proprio Magnanelli insieme a Belotti. Berardi sta festeggiando anche lui, anche se potrebbe essere l'ultimo anno che gioca con la maglia del Sassuolo. La coppa è lì, Baselli la guarda, l'ha conquistata anche lui, Belotti, il capocannoniere della squadra, e adesso arriva lui, il numero 4, l'uomo più importante di tutti, l'uomo che ha Sassuolo la C2, la solleva all'aria del cielo, del mapestetto di Reggio Emilia. Il Sassuolo è campione d'Italia, il Sassuolo è campione d'Italia, il cielo è nero-verde sopra Reggio, è nero-verde sopra tutta l'Emilia Romagna, è nero-verde in tutta Italia, e festeggiano tutti, anche se lì mi sembrano veramente pochi, ce ne ho ancora di giocatori, vero? Non sono solo questi. Ma Luca, perché? Dov'è la finale di Champions? Dove l'hai messa? Dov'è il riassunto? Beh, diciamo che eravamo già a 18 minuti e non volevo appesantire ulteriormente questo video già terribilmente lungo, e quindi vi lascio qui sopra nelle schede il link per andare a vedere direttamente l'ultimo episodio con la carriera allenatore col Sassuolo. Non temete, perché arriverà prestissimo, l'ho già registrato, il primo episodio con la Juventus, e poi dovremmo fare due chiacchiere anche a proposito di questa cosa. Ma intanto godiamoci esattamente ed estremamente tutte le partite con il Sassuolo. Sempre qui sopra nelle schede trovate anche il riassunto della prima stagione. Ragazzi, grazie di tutto, questa volta è davvero all'addio della maglia nero-verde. Grazie di tutto, lasciate tantissimi like per questo video e in generale per le mie carriere allenatore.